Salve a tutti, sono il professor Samani Francesco ed oggi desidero parlare dell'esame di maturità 2020. Esame maturità 2020, ovviamente relativamente alle prove di carattere scientifico, che non significa che sono solo per i licei scientifici, però relativamente alle materie che insegno, io potrò aiutarti per quanto riguarda matematica, fisica, meccanica. Ovviamente matematica e fisica per i licei scientifici. Per quanto riguarda meccanica, istituto tecnico a indirizzo meccanica meccatronica. Allora, oggi vi voglio parlare in particolare di proposte e simulazioni che ha dato il MIUR, il Ministero della Ricerca, dell'Università e dell'Istruzione, relativamente alla matematica. La prova era questa. Allora, veniva data una funzione q di t, e questa funzione q di t significa che questa funzione è dipendente da t, che potrebbe anche essere il tempo, pari ad a t per e elevato a bt. E la prova chiede, discuti al variare, quindi discutere al variare dei parametri, perché a e b sono dei parametri, la funzione dipende da t, non è un parametro, dei parametri a e b, se sono presenti dei estremi, se sono presenti degli estremi locali, quindi dei minimi o dei massimi relativi, quindi esistono estremi locali al variare dei parametri A e B. Allora, punto 1, la prima cosa che bisogna fare, e spero che i vostri insegnanti ve l'abbiano insegnato bene, è studiare banalmente la derivata prima. Quindi q' di t. E quant'è questa derivata prima? Allora abbiamo una derivata che è il prodotto, abbiamo una funzione che è il prodotto di un coefficiente a per la nostra incognita t per e elevato alla bt. Quindi abbiamo un prodotto di funzioni. Allora vi ricordo che la derivata in cui vi faccio una regola generale, se y è f di x, g di x, quindi il prodotto di funzioni, la derivata prima, y' sarà la derivata della prima funzione per la seconda funzione non derivata, più la derivata della prima funzione per la seconda funzione derivata. Andiamo ad applicarlo in questo esempio qui. Andiamo quindi ad applicare, facciamo la prima derivata. Quindi la derivata di at, quindi è la derivata di un coefficiente per la nostra variabile, è proprio a. Ok? Se avete delle domande, fatemele, perché se deve essere proprio a. Per il secondo termine, g di x, quindi non derivato, a per e elevato alla bt. Più la derivata di e alla bt, la derivata di e alla bt è e alla bt, facciamo prima a t non derivato, vai, per a per t, per la derivata di questa quantità, la derivata di questa quantità, e alla x rimane e alla x, ma in questo caso è e elevato a kx, cioè e elevato ad un numero che è b per t, per la nostra incognita. Quindi la derivata di e alla bt sarà e alla bt, e poi dobbiamo fare la derivata di bt, e la derivata di bt è proprio b.
avete dei dubbi, vi chiedo di scrivermi sui commenti. Io non posso, per motivi di sintesi, per motivi di tempo, non posso, anche per motivi di rispetto per coloro che già sanno tutte queste regole, non posso starvi a spiegare perché ogni derivata si fa in un modo piuttosto che un altro. Ogni tanto io qualche regoletta ve la scrivo, cioè quando voi andate a cercare i testi, i risolutori, eccetera, eccetera, non è che vi scrivono tutte le regole che ci sono a monte di una soluzione o di una discussione di un problema, quindi quando si risolve un esercizio, perché se io dovessi andarvi a spiegare tutte le derivate fondamentali, primarie, composte, le regole, sottoregole, eccetera, eccetera, mi ci vorrebbe una lezione di 4 ore, 10-5 ore, non ce la farei. Dovrei partire dal che cos'è la derivata, il concetto della derivata, perché la derivata di e alla x è proprio e alla x, quindi andare a fare il limite dell'incremento del rapporto incrementale di quella quantità e verificare che sia tutto esattamente in quel modo. Vi dovrei parlare che cosa dell'insieme relativo ai numeri sui quali lavoriamo, che sono i numeri reali. Vi dovrei parlare del concetto di funzione, del concetto di, cioè, ovviamente non finirei più. Io adesso dico solo le regole fondamentali che servono per risolvere l'esercizio, come si risolve l'esercizio, e se voi avete dei dubbi siete tutti invitati a lasciare nei commenti le vostre domande, perché le vostre domande possono essere domande non solo vostre, ossia possono essere dei dubbi che hanno più studenti, e a quel punto è importante scriverli. Così io ho la possibilità di aggiungere dei contenuti, di fare dei contenuti integrativi. Si studia, perché si studia la derivata Q' di t? Perché la derivata ci dà essenzialmente quando, ci dice essenzialmente un'informazione, quando la funzione è crescente e quando è decrescente e quando c'è un punto di massimo o minimo relativo, perché quando la funzione passa da crescente a decrescente o viceversa, ci sarà un massimo o un minimo relativo. Non possiamo dire però se è assoluto. Ok? Allora, noi adesso dobbiamo studiare questa funzione qui, quindi la derivata prima della funzione che ci viene data. E essenzialmente dire, per lo studio di funzione, dobbiamo dire quando è che questa funzione qui è maggiore o uguale di 0, ossia a per e elevato alla bt più at per e elevato alla bt per b maggiore o uguale di 0. Va bene? Inoltre, vi faccio notare subito che questo termine può essere messo in evidenza, quindi più semplicemente diventa e elevato alla bt che moltiplica a più atb maggiore o uguale di 0. Vi do qualche secondo per riflettere su quello che dico, anche perché ho deciso di fare delle lezioni nelle quali sono in live, non taglio nulla, tutto quello che dico non lo posso cancellare, tutto quello che dico non può essere revisionato, eccetera, eccetera. Sono in diretta live, decido di farvi una lezione vera, senza tagli, ok? Inoltre, vi faccio notare che anche il termine a può essere messo in evidenza e quindi questa funzione può essere ulteriormente semplificata. Mettiamoci prima b, va? E questa funzione può essere ulteriormente semplificata perché vi lascio qualche secondo di tempo perché sono curioso se qualcuno nel frattempo, nella propria mente, mi dà qualche risposta. Allora, intanto il problema ci diceva
vi aggiungo questa informazione importante. Ci dice quando è che la nostra funzione è positiva se a è sempre maggiore di 0. Allora, a è sempre maggiore di 0. Benissimo. E l'esponenziale? La funzione esponenziale è sempre maggiore di 0. Quindi, definitiva, sappiamo che a è maggiore uguale a 0 per ogni, noi ce l'abbiamo a variare di t questa volta, non a variare di x, per ogni t appartenente all'insieme dei numeri reali. E elevato alla bt è maggiore o uguale di 0 in esponenziale per ogni t appartenente ai numeri reali. Di conseguenza, se questo, tutto questo termine, questo fattore, chiamiamolo, va fattore 1, è sempre positivo, ovviamente dovremo studiare solo il fattore 2. Quindi bisogna studiare quando è che 1 più bt è maggiore o uguale di 0, portando t al primo membro, lasciandolo al primo membro e puntando tutto dall'altra parte, rimane meno 1 su b. Quindi che cosa succede alla nostra funzione, ragazzi? Andiamola a disegnare. Facciamo il nostro grafico. Sappiamo che questo valore è meno 1 su b. Sappiamo che quando t è maggiore di meno 1 su b, la funzione è crescente. Quando è minore, viceversa, sarà decrescente. Quando sarà proprio meno 1 su b, avremo un minimo locale. Quindi, se t è uguale a meno 1 su b, la funzione presenta un minimo locale. Ossia la funzione, non sappiamo quanto vale meno 1 su b, sarà sempre decrescente, non sappiamo quanto, qui sarà, questo sarà il punto minimo e poi la funzione sarà crescente. In questo punto qui ho il minimo. Benissimo. In tutto ciò, adesso, siccome abbiamo dei parametri, dobbiamo considerare che cosa cambia al variare di b. Perché? Perché se b è maggiore di 0, la quantità meno 1 su b è negativa e quindi accade quanto detto. Ok? Quindi, primo caso, se b maggiore o uguale di 0, segue che t uguale meno 1 su b è un punto di minimo locale. Quindi è un estremo, quello che ci chiedeva proprio la traccia. Vediamo che cosa succede se b è uguale a 0. Rimane 1 più bt, 1 più 0 per t. Ma 1 più 0 per t, siccome 0 è l'elemento che elimina il valore di qualsiasi prodotto, rimane 1, ma 1 è sempre maggiore di 0. Allora la funzione qui è sempre positiva, qui rimane 1, 1 per una funzione sempre positiva sarà sempre positivo come valore. Allora che cosa accade? Che la derivata prima, q' di t, è maggiore di 0 per ogni t appartenente a r, quindi sempre. E quindi che significa? Che la funzione è sempre crescente. Ma se la funzione cresce sempre, non ci sono degli estremi, dei punti estremanti, quindi un minimo o un massimo locale. Che accade se invece b è uguale a 0?
scusate, minore di 0, abbiamo appena detto uguale a 0. E negativo, b. Allora, ritorniamo alla nostra quantità 1 più bt, che era la quantità che dovevamo studiare. Segue che 1 più bt lo vogliamo sempre maggiore o uguale di 0. Ma questa volta, portando l'1 dall'altra parte, dividendo ambo i membri per b, b è negativo. E in una disequazione, se si divide per una quantità negativa, bisogna cambiare il segno della disequazione. Quindi diventa che t sarà minore o uguale di meno 1 su b, se b è minore di 0. Ecco qua tutti i casi studiati. E quindi, se ristudiassimo la funzione come prima, ve la faccio poco più piccola, per brevità, meno 1 su b, sappiamo che la funzione ha derivata prima positiva quando è minore o uguale di 1, meno 1 su b. Che significa? Che la funzione fino a questo valore è sempre crescente, qui è decrescente e qui presenta un massimo locale. Va bene? Quindi meno 1 su b rappresenta un estremo, qua estremo avevamo scritto minimo, qua un massimo locale. Uso più, ve lo dico in più modi, così fate anche, prendete anche confidenza con i termini matematici. Poi l'esercizio chiede anche che cosa accade se la funzione deve avere un massimo locale nel punto t uguale 2. Vi aggiungo le varie richieste volta per volta, perché se ve le scrivo tutte insieme poi ci si capisce poco. Quindi abbiamo la nostra funzione q di t, abbiamo anche la nostra derivata q' di t, che però questa ce la siamo calcolata, che è a per t per e elevato alla t bt. E poi abbiamo la derivata prima, che veniva a per e elevato alla bt, aperta parentesi, 1 più bt, che moltiplica 1 più bt. Ci chiedono adesso, nella simulazione presentata dal MIUR per gli esami di maturità, che cosa accade se vogliamo che si presenti un massimo locale nel punto t uguale 2. Che cosa deve accadere? Guardate bene. Abbiamo detto che meno 1 su b è un estremo e t deve valere 2. Quindi mettiamo che meno 1 su b, che è l'estremo, deve essere uguale a 2. Perché abbiamo detto che meno 1 su b è proprio l'estremo. Da cui segue che b è meno un mezzo. A meno un mezzo è negativo e siccome noi abbiamo fatto lo studio b maggiore di 0, b uguale a 0, b meno minore di 0, siamo in questa situazione qui. Quindi abbiamo un massimo locale in t uguale meno 1 su b. E quindi abbiamo un massimo locale quando b è meno un mezzo. Poi ci chiede la funzione deve passare per il punto b
coordinata 8 fratto E. Allora, se la nostra funzione deve passare per questo punto, andiamo a riscriverla. Q di t a che cosa sarà uguale? Sarà uguale a 2 a, perché al posto di t sto mettendo il valore 2, e elevato al posto di t mettiamo il valore 8 fratto e, 8 su e b. Sto andando a sostituire il valore b alla nostra funzione. Che cosa accade? Si può dimostrare da questa che 8 su e è uguale a 2a su e, da cui si può dire, mettere in relazione, che a deve essere uguale a 4. Quindi la funzione che ha un massimo locale in punto b 8 su e è la funzione dove a deve essere uguale a 4, quindi q di t pertanto diventa 4t per e elevato alla b era meno un mezzo meno t mezzi. E questa è l'altra, la risposta all'altra domanda. Se il video ti è piaciuto, è chiaro e insomma lo trovate utile, mettete mi piace, condividetelo, seguite il canale, passate parola e lasciatemi, ve lo rammento, commenti se avete dei dubbi. Vi ringrazio, con questo è tutto, un grande saluto dal professor Samani Francesco.